Do la parola adesso al professor Susini, direttore dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione di Sassari, che presenta una relazione che penso che sia il continuum delle relazioni precedenti, titolo Imaging e problematiche anestesiologiche nelle masse mediastiniche. Prego, professor Susini. Velocissimamente, un richiamo anatomico del mediastino, che secondo alcuni si divide in mediastino superiore e inferiore, poi l'inferiore si divide in anteriore e posteriore. Vi dico subito che la maggior parte dei problemi per noi si crea nel mediastino, quando è interessato il mediastino anteriore. Questo è un elenco dei tumori che interessano evidentemente il mediastino anteriore. Andiamo avanti. E vorrei ricordare che il mediastino però ha una certa continuità con le regioni extratoraciche, cioè col collo praticamente. Questo avete capito che è uno struma tiroideo plongeant, come si dice, che comporta a sua volta, già si vede, un restringimento tracheale. Il mediastino interiore è interessato per la maggior parte delle masse mediastiniche, interessa il mediastino anteriore, come ho già detto, e le complicanze relative ai bambini sono, che hanno questa collocazione, vanno dal 9 al 15%, negli adulti dal 7 al 20%. Perché queste complicanze? Perché ci coinvolgono direttamente, ma perché basta guardare queste bellissime tavole del NET per capire come nel torace ci sono tutte queste strutture che vanno dal parenchima polmonare alle pleure, i grossi vasi arteriosi e venosi, il timo, la tiroide, la trachea, i bronchi, il pericardio e le strutture cardiache. Non solo, ma ci sono anche i linfonodi. A volte i problemi sono legati proprio all'eccessiva dimensione di questi linfonodi. Quali sono le complicanze per gli operatori più importanti? Ma sono quelle ovviamente legate a quello che ho appena detto, cioè al coinvolgimento delle vie aeree e del parenchima polmonare, e quello dei grossi vasi e del cuore. Quindi vanno dalla desaturazione arteriosa, che può avvenire nel momento dell'induzione, può essere già presente questa desaturazione arteriosa, all'ipotensione legata, come vedremo in seguito, al coinvolgimento del sistema dell'apparato circolatorio, e alle complicanze, diciamo, abbastanza comuni, che sono state già elencate, che non sono tipiche soltanto della chirurgia delle masse mediastiniche, ma sono tipiche di tutta la chirurgia toracica. Quindi mi riferisco alla tarettasia e le ostruzioni bronchiali, eccetera. Non voglio dilungarmi su queste cose che conosciamo tutti benissimo. Allora, visto che le complicanze sono spesso fatali, allora i vari autori si sono preoccupati di trovare degli indici predittivi di complicanze. Allora, si sono avvalsi prevalentemente, noi ci avvaliamo tutti i giorni, di cose abbastanza semplici, se vogliamo. Alcune non le mettiamo in pratica, almeno vediamo poi. Altre invece sono legate alle condizioni cliniche. Quindi, ma io ho messo in testa l'obiettività clinica, è fondamentale, come vediamo. Poi queste complicanze, questi indici predittivi, prendere in considerazione la compressione tra le compressioni tracheobronchiali, i test di funzione respiratoria, il rapporto della massa mediastinica col torace e il coinvolgimento dell'apparato cardiocircolatorio. Allora, quali sono i segni predittivi clinici? Bene, sono soprattutto l'ortopnea. Un paziente che si presenta ortopneico già è ad alto rischio di complicanze severe. Io mi sto rivolgendo ovviamente al momento operatorio, cioè questi pazienti con indicazioni chirurgiche. L'edema delle vie superiori, la dispnea, la cianosi e la difficoltà, il tirage, eccetera. Ah, bene, vedete che com'è. Secondo questi autori, questo è un lavoro abbastanza recente, tre o più di questi segni clinici hanno una sensibilità e una specificità elevata, per cui dobbiamo aspettarci qualche complicanza severa. L'altra cosa, dicevo, è una misura
del diametro dei bronchi, delle vie aeree, e in questo caso, vedete, è stato calcolato il diametro della trachea e si è visto che se il diametro della trachea è inferiore al 35% del predetto o della trachea considerata normale, del tratto normale, avremo sicuramente dei sintomi, dei disturbi respiratori. Se è superiore al 50%, intorno al 50%, noi dobbiamo considerare che c'è un'ostruzione, è una vera ostruzione della trachea. E questo è un esempio di come si misura, vedete. In questo caso chiaramente il diametro è decisamente ridotto, questo è il diametro normale, questo è il tratto invece ristretto, ma non è importante soltanto il diametro, ma anche la lunghezza dell'ostruzione. Questo è intuitivo per noi anestesisti, perché una cosa è superare col tubo, con questo benedetto tubo, un'ostruzione limitata, una cosa è farlo proseguire attraverso un'ostruzione lunga, diciamo così. Altri autori prendono in considerazione la misurazione dell'area. Non sto qui a farvi vedere, c'è una formula che misura il diametro dell'area. Bene, quando questo diametro dell'area bronchiale o tracheale è inferiore al 50% del predetto, bene, questi pazienti sono ad altissimo rischio. Poi ci sono i test respiratori e quando vi dicevo alcuni di questi test noi li eseguiamo, altri no, anche in un'altra occasione qualcuno mi ha detto tu li fai questi test? No, io non li faccio, comunque è bene farli evidentemente, qui ci sono anche pneumologi credo. Bene, uno di questi test è il PEF, il picco espiratorio, il flusso di picco espiratorio. E quando questo picco di flusso è inferiore al 50% del predetto, bene, i rischi di complicanze respiratorie sono 10 volte di più rispetto a una PEF normale. Poi qualcuno ha anche fatto una sorta di, ha intricato la PEF con l'area tracheale, come abbiamo visto poco fa, tracheale o bronchiale, e ha diciamo stilato una sorta di classificazione dei rischi mettendo insieme questi due valori. Voglio far vedere semplicemente il rischio più alto, naturalmente quando sia la PEF che il diametro sono decisamente ridotti o ridotti al di sotto del 50%. Naturalmente questi test respiratori in mani esperte riescono a diciamo collocare il livello di ostruzione semplicemente facendo una curva di flusso volume, intendendo che naturalmente le ostruzioni intratoraciche avranno un certo pattern rispetto durante la fase inspiratoria ed espiratoria, perché durante la fase inspiratoria una lesione intratoracica naturalmente grazie alla pressione negativa che aumenta in senso negativo, questa ostruzione tende a rilassarsi e quindi o con un pattern inspiratorio normale. Al contrario, è durante la fase espiratoria. E questo è un esempio di una lesione della trachea intratoracica. E il contrario si ha naturalmente nelle lesioni della trachea extratoracica, dove i meccanismi fisiologici sono invertiti. E questo è un esempio di restringimento della trachea extratoracica. L'altro indice, come vi dicevo, è il rapporto, non stiamo a vedere i valori perché è tardi, comunque questo è un esempio di come un rapporto fra massa toracica e gabbia toracica sia anche questo un indice predittivo di rischio. Questa è un'immagine prestatemi gentilmente dal dottor Padua. Le masse di cui stiamo parlando necessariamente non sono tumori, ma possono essere anche legate alle strutture vascolari. Questo è un enorme aneurisma dell'aorta toracica ascendente e qui accanto metterò sempre una sezione di TAC, una scansione TAC che corrisponde
a quella patologica, quindi questo è un soggetto normale e questo è il paziente che ha la massa. In questo caso, ripeto, come vedete, anche delle calcificazioni, e questa è la laterale, l'aneurisma, l'enorme aneurisma dell'aorta ascendente è probabilmente legato a una coartazione aortica. Quindi andiamo a vedere il coinvolgimento dell'apparato cardiocircolatorio. Quali sono le strutture più facilmente interessate? Sono quelle che hanno una resistenza minore, quindi più comprimibili, quindi ad esempio le strutture venose, vascolari venose, come la vena cava superiore, l'atrio sinistro e un qualche cosa che interessa il miocardio, l'epicardio, scusate. Questo è un esempio, come dicevo, questa è la scansione allo stesso livello, vedete questa enorme massa che disloca, questa è la vena cava superiore, che adesso è qui, e questo è il tronco brachiocefalico di destra e questa è l'arteria subclavia. Questo è un altro esempio, qui addirittura c'è tutto il mediano, tutto il cuore che è spostato, vedete? E qui oltre alla qui volevo farvi vedere anche che c'è, almeno i radiologi hanno detto che c'è un'ostruzione anche a livello di questo bronco, e anche qui vedete la vena cava come è decisamente spostata. In questo caso è interessato il cuore, vedete, era l'atrio di destra con la compressione sulla cava, la difficoltà dello scarico della cava in atrio destro, che è documentata anche con la persistenza del mezzo di contrasto a livello della vena subclavia bilateralmente. Questa è la laterale. Ecco, questo se si può far partire la prossima. Allora, perché diciamo abbiamo parlato di complicanze e di fattori predittivi? Perché quando andiamo a indurre l'anestesia a questi pazienti, già dobbiamo prendere in considerazione quello che fa l'anestesia generale in un soggetto normale, che in definitiva cosa fa? Riduce la capacità funzionale residua. Allora, questi pazienti molto spesso hanno una capacità funzionale residua già ridotta per conto loro, e quindi abbiamo disturbi già della ventilazione, quindi degli scambi gassosi, e in più ci dobbiamo aggiungere quelli che insomma sono sempre il nostro spauracchio, quella della difficoltà dell'intubazione, difficoltà poi a ventilare, perché l'intubazione bisogna vedere cosa si intende, se attraversare, se introdurre il tubo attraverso le corde vocali o se superare quelle lesioni che ci sono a livello della trachea. E comunque difficoltà quindi alla ventilazione e difficoltà dal punto di vista della gestione emodinamica di questi pazienti, che abbiamo visto spesso è compromessa. Se possiamo far partire questo... Sì, questo va da solo. Questo volevo farvi vedere appunto... Porta andare indietro per caso? No? Va bene, insomma... mi dispiace che non si è vista la trachea normale, ma questo è il lume della trachea un pochino più distale, prima della biforcazione naturalmente, e possiamo anche attribuire queste immagini alle prime che ho fatto vedere del gozzo immerso della massa tiroidea. La prossima. Ah no, questa è la stessa immagine, poi fa vedere come invece la trachea è normale. E perché a volte, come ho detto, difficoltà a intubare, difficoltà a ventilare? Ma perché molto spesso questi pazienti, a causa delle loro lesioni stenosanti, sono anche affetti da patologie miste. In questo caso, evidentemente, il versamento pleurico è di origine tumorale, ma con una atelettasia, come ha fatto vedere il professor Profili prima. E solo l'attacco può discriminare queste due lesioni. La prossima. Questo è, ecco, vedete,
sempre sulla trachea toracica, intratoracica. Quindi, insomma, rendiamoci conto della difficoltà a superare questa lesione, la prossima. Quindi, quello che diceva il dottor Orto, la fibroscopia per noi è uno strumento indispensabile. Perché? Ma perché ci possiamo rendere conto di tutte quelle cose che non sto a ripetere che ha elencato il dottor Orto. Quindi dobbiamo noi, possibilmente noi anestesisti, quando abbiamo a che fare con un paziente che magari non è stato studiato per quell'aspetto particolare, insomma, renderci conto di com'è la situazione tracheobronchiale. In questo caso, ad esempio, si aggetta dal lume del bronco principale di destra una massa tumorale che non era conosciuta, era misconosciuta, e noi magari con le nostre manovre possiamo farla sanguinare o addirittura frammentarla e determinare un'ostruzione bronchiale. Una cosa che raccomandano i ricercatori che si sono occupati di questi argomenti è di avere a disposizione un broncoscopio rigido. E il motivo è molto semplice, perché se non andassimo a intubare questo paziente con questo tipo di lesione così stenosante, senza sapere dove stiamo mettendo il tubo, è estremamente pericoloso. Perlomeno ci rendiamo conto e poi troveremo delle soluzioni per vincere questa ostruzione. Ma già il broncoscopio rigido può vincerla, non certamente il tubo endotracheale da solo. Quindi, se ci troviamo in difficoltà, almeno guardando direttamente il broncoscopio possiamo superare questa lesione o comunque sistemare in maniera corretta una via artificiale. Questo è lo strumentario che conosciamo bene, lasciamo perdere, appunto è estemodinamico, ma io sorvolerei, perché sono cose trite e ritrite. Piuttosto volevo farvi vedere questa sorta di algoritmo dove praticamente, io la riassumo in poche parole, dove dice: state attenti, insomma, se questo paziente è ortopneoico o dispneoico e deve fare un intervento tipo biopsia, perché molto spesso questi pazienti devono fare in prima istanza una biopsia linfonodale, cioè, bene, raccomando agli autori di farla eseguire in anestesia locale. Se invece siamo proprio costretti a addormentare questi pazienti, beh, insomma, di prendere tutte le precauzioni possibili immaginabili, e soprattutto, cosa dicono? Soprattutto cercare di ridurre questi disturbi clinici, questi segni clinici, facendo fare prima, ma non siamo noi che lo diremo, lo sanno già i chirurghi, cercare di ridurre al massimo questa massa tumorale che influenza l'apparato, in questo caso l'apparato tracheobronchiale. E questo è uno studio, appunto, che fa vedere come dopo il trattamento radioterapico, la famosa PEF è ritornata a valori accettabilissimi. Quindi, come dire, non precipitatevi a operare un paziente con questi problemi respiratori se c'è la possibilità di ridurre la massa tumorale. E questa è un'ultima, diciamo, è stato accennato anche nelle indicazioni poco fa. Se proprio non riuscite a intubarlo questo paziente, o prevedete che non possa essere intubato e ventilato, ripeto, più ventilato che intubato, tenete pronto una circolazione extracorporea. Addirittura certi autori dicono che loro già incanulano nei vasi arterovenosi o venovenosi e si preparano una circolazione extracorporea, per non perdere tempo, appunto, perché poi in caso di ipossemia, di difficoltà veramente a intubare e a ventilare, il paziente è già bella che morto. Io mi voglio fermare qui, perché sono le complicanze post-operatorie. Volevo così, giusto, il famoso edema post-pneumectomia, la cui mortalità si avvicina al 100%. Questa è un'ernia cardiaca, perché questo intervento ha presupposto l'apertura del pericardio, e nel post-operatorio c'è stato uno shock cardiogeno
E è interessante, volevo farvi notare come i potenziali elettrici delle derivazioni precordiali si siano decisamente ridotti, ovviamente perché il cuore, come avete visto, era completamente spostato sulla destra. Grazie.